Hello, and welcome everyone to our LifeWave Connect call today. Salve a tutti, benvenuti a tutti alla nostra chiamata di oggi, che si concentra sul business. Siamo contenti di essere con voi oggi e veramente abbiamo delle cose veramente interessanti da mostrarvi, una formazione meravigliosa con una dei nostri leader a LifeWave. Facciamo queste call per poterci collegare con voi ogni mese, parlare dei prodotti e parlare del business in modo che voi possiate continuare a concentrarvi sul miglioramento delle vostre conoscenze per massimizzare le vostre opportunità di avere successo con LifeWave in tutti i modi possibili e per tutti gli obiettivi che avete. Quindi siamo davvero contenti di avere questa opportunità di parlare con voi e di collegarci con voi. Quelli che non ci conoscono, non lo sanno bene, noi abbiamo queste call due volte al mese, una si concentra sul business e una sui prodotti. Potete registrarvi per la serie e quindi così non dovete registrarvi ogni volta e potrete ricevere il link ogni volta. E potrete collegarvi con voi senza registrarvi troppe volte, una volta sola. Quindi per ogni call noi le organizziamo alle 11 dell'ora del Pacifico e alle 6 dell'ora del Pacifico, quindi potete partecipare a queste call. Sono sempre presentate in inglese e noi forniamo una traduzione per tutte le nostre lingue europee nella mattina e nel pomeriggio invece e nella sera noi forniamo traduzioni per il cinese, il giapponese e lo spagnolo. Quindi sintonizzatevi con voi e seguite la call che vi interessa di più. Quelli che stanno cercando l'interpretazione, la traduzione, c'è un piccolo pulsante dove si parla dell'interpretazione, appunto, e potete selezionare la lingua che volete scegliere e potete ascoltare le nostre presentazioni dal vivo senza ritardi. Quindi fate clic su questo pulsante. Quindi voglio parlare adesso, voglio invece presentarvi l'argomento molto interessante da discutere oggi. Ricordate, con noi c'è una delle nostre distributrici più importanti, una persona molto interessante, sono sicura che vi piacerà moltissimo e sarete interessati ad ascoltarla per sviluppare il vostro business. Ora, questa signora è veramente speciale, non soltanto ha fatto delle cose meravigliose a LifeWave, ma anche perché devo dirvi questo: lei è una persona, una madre single di tre figli, e lei ha sfruttato veramente tutto il potere che ha avuto per trasformare la sua vita e fare delle cose meravigliose per se stessa e per la sua famiglia, non solo per se stessa ma anche per molte altre persone. In 7 anni questa signora meravigliosa ha guadagnato 17 milioni di dollari, pensate un po', per il marketing, e ha cresciuto un team di 4.000 persone. Queste persone, 50 di queste persone sono diventate milionarie grazie alla sua persistenza, al suo lavoro. È veramente incredibile. Allora, una dei nostri, la nostra SP ha chiamato per parlare di X39 e dal 2012 si è resa conto quindi che questa opportunità era importantissima. Anche voi avete visto questa opportunità con X39. Nelle prime 18 settimane con LifeWave questa persona si è qualificata ed è andata al livello più alto della nostra retribuzione. Questo è veramente incredibile. Lei ha tanta passione per X39, per i nostri prodotti, perché lei si è resa conto che veramente le persone possono trarre vantaggio da questi prodotti e avere delle ottime opportunità di business sul mercato. Ogni mattina lei vede l'alba e può aiutare le persone con questi cerotti meravigliosi e sa che questi prodotti possono cambiare la vita e sa che ogni individuo può avere successo in questo business in modo molto semplice e migliorare con metodi dimostrati. Quindi adesso voglio farvi parlare con questa signora così che lei vi può spiegare quali sono le fondamenta del successo in questo business. Onyx, sei con noi? Sì, eccomi qua. Aspettate che adesso accendo la telecamera, non ci riesco più, scusate. Scusate un attimo, sto cercando di accendere la telecamera. Tiffany, può aiutare Onyx? Eccoci qua, eccomi qua, eccomi qua. Grazie.
Grazie per questa introduzione, Emily. Grazie Emily e David Schmidt per avermi invitato oggi con questa call. Allora, mi hanno chiesto di cosa voglio parlare. Io ho detto, la cosa più importante secondo me di cui parlare è come ha detto Emily, è il network marketing. Io prima l'ho fatto, l'ultima volta che ho creato un'organizzazione è stata la prima volta che io mi sono occupata del network marketing. All'inizio prima non sapevo niente del network marketing, non mi interessava inizialmente. Quando mi ha chiamato Cathy, io stavo andando in pensione, ero in pensione e non potevo dire no, questi cerotti, non ho potuto dire di no a questi cerotti e quindi voglio cercare di concentrarmi perché abbiamo poco tempo. La prima cosa che voglio dire è riconoscere ogni veterano, perché oggi è il giorno dei veterani e voglio dire grazie a tutti voi che avete servito il nostro paese. La seconda cosa che voglio fare è chiamare della cosa più importanti, la classificazione più importante, secondo me è quella di manager. LMM comprende una classificazione molto importante, è diversa in ogni società, in ogni azienda, ma secondo me questo piano di retribuzione di LifeWave, qui la cosa più importante è la classificazione di manager. Quindi secondo me il vostro lavoro, se veramente volete creare il vostro business, è arrivare al livello di manager e quindi creare il più grande numero possibile di manager nella vostra organizzazione. Questo perché creando tutti questi manager, quello che succederà è che voi avrete un solido, consistente, importante reddito. Quindi questa call parlerà specificamente dei manager, come creare manager, come posizionare manager, cosa posso fare per diventare, cosa ho fatto io per diventare in 18 settimane un direttore presidenziale. Innanzitutto voglio ringraziare Cathy Rodriguez che mi ha chiamato e ne parlerò tra un po'. E poi Tiffany, puoi far vedere la prima diapositiva? Innanzitutto voglio farvi vedere alcune cose che magari sono elementari per voi, però una delle cose più difficili del network marketing è che noi ci pensiamo troppo a questo, pensiamo troppo a devo fare altre cose, devo inventarmi altre cose, devo capire altre cose per poter creare una grande organizzazione. Io invece mi sono accorto che non è così, è molto diverso. Se voi lavorate nel vostro business in modo persistente e consistente ogni giorno, è così che create una grande organizzazione e lo potete fare, fate la stessa cosa, quindi praticamente ogni giorno, sempre la stessa cosa. Non vi preoccupate, non ci sono molte diapositive, non vi preoccupate, non sono troppo tecnica. E la prima diapositiva che voglio farvi vedere è quella del nostro back office. La prima cosa che dovete capire è come faccio ad arrivare al livello di manager. Questo vale per ogni classificazione, ma se voi cominciate con il vostro back office, cominciate con le commissioni e guardate questo menu e poi scorrete verso il basso e arrivate a un altro menu a discesa che vi fa capire come arrivare alla prossima classificazione. Quindi se volete potete ingrandire questa diapositiva e vedere queste sono tutte le qualificazioni che sono necessarie per poter guadagnare il livello di manager. Quindi i primi due sono quelli che voi, di cui potete essere responsabili, quindi dovete acquistare i cerotti gold oppure dovete aggiornarvi, arrivare al pacchetto gold. Ciascuno di voi è responsabile di questo, potete fare arrivare a questo livello. La seconda cosa che dovete fare è, per avere più volume nel LifeWay, dovete avere un minimo di 55 punti di proprietà ogni mese e per avanzare al LifeWay dovete avere un minimo di 110 punti. Quindi potete vedere, questa persona per esempio ha già acquistato un pacchetto gold e hanno almeno 110 punti e di volume personale nel corso degli ultimi 28 giorni. Quindi vedete, le altre due vi fanno vedere come potete arrivare al livello di manager. Dovete avere due sponsor personali silver e due sponsor
Silver nella suddivisione di destra e nella suddivisione di sinistra, scusate. Quindi se non sapete bene quello che dovete fare, è sufficiente che andate nel back office e lì vi spiega tutto quello che dovete fare. Due suddivisioni a sinistra e due suddivisioni a destra. Quindi magari ne avete una a sinistra e ne avete bisogno di una, ne avete una a sinistra, una a destra e dovete averne una in più. Io quindi vi consiglio di andare su questo sito per capire come essere qualificati per il livello di manager. Ora passiamo alla prossima diapositiva, Tiffany. Ecco, guardate, l'altra cosa di cui voglio parlare è il posizionamento. Voglio che voi sappiate tutti che voi avete il vostro proprio business personale, quindi è il vostro business, è la vostra responsabilità. Tutti potete creare, costruire il vostro business. Posso dire quello che ho fatto io, a me quello che faccio io. A me piace molto il binary, perché vuol dire due. Cioè binario vuol dire due, quindi ci sono solo due suddivisioni da creare. Se volete rafforzare questo business, io ne ho rafforzati solo due, ne ho rafforzati solo due. Se invece volete farlo in modo più difficile, potete crearne di più. Secondo me il sistema binario è il migliore, è più facile, $25,000 al mese. Quindi secondo me non c'è ragione di creare troppe posizioni. Quindi non è necessario creare ulteriori posizioni. Secondo me è meglio partire con due, una posizione e poi massimizzare questa una. In binario vuol dire due, quindi ogni persona che io ho personalmente arruolato va o a sinistra verso l'esterno o a destra verso l'esterno. Quindi come vedete in questa immagine, vedete you, che vuol dire tu, qui c'è la suddivisione di sinistra e la suddivisione di destra, qui vedete a sinistra e a destra c'è 1, 2, 3, poi c'è il 4 a sinistra. Se voi guardate il numero 1, loro hanno una piccola suddivisione che va a destra. Quella posizione non è la vostra posizione da creare, non dovete farlo voi. Quindi io di queste qua non mi occupo. Dove posizionate le persone, questa è la vostra scelta personale. Questo ho imparato io nel corso degli anni. Allora, non do mai via i miei personali, tenetevi i vostri personali come vostri propri personali, io non li do mai via. Quindi se io per esempio sponsorizzo mia madre e mia sorella, le tengo entrambi sulla stessa suddivisione. Se invece vado con se sponsorizzo un'altra persona con cui lavoro, la metto anche questa nella stessa suddivisione. Quindi non metto mia madre a destra e mia sorella a sinistra. Succede questo perché quello che succede spesso è che magari vostra madre e vostra sorella hanno un problema e se voi volete sponsorizzare vostro zio per esempio, se smettete entrambe le due persone sulla stessa suddivisione, diventa più difficile. Quindi io vi consiglio di mantenere i gruppi tutti insieme. Per arrivare al livello di manager dovete avere due sponsorizzazioni a destra e due sponsorizzazioni a sinistra, che siano silver o superiori. Quindi la prima domanda che dovete rivolgervi è: la persona che vi ha sponsorizzato deve capire quale suddivisione condividiamo, quella di sinistra o quella di destra. Quando avete capito questo, la mia raccomandazione è questa: di mettere la prima persona che voi volete sponsorizzare personalmente nella suddivisione che avete condiviso con la vostra upline. Quindi vedete, qui metterei la mia prima, quindi metterei la mia seconda e terza, che io ho personalmente sponsorizzato, a destra, come vedete, nella parte interna. Quindi la quarta persona invece la metterei condivido con lo sponsor. Io faccio questo, ho creato questo sistema, io faccio questo posizionamento. Voi potete fare tutto quello che volete, ma io voglio che voi cerchiate di realizzare questo business in modo facile. Io non smetto di sponsorizzare, comunque anche quando sono arrivata al numero 4 io continuo a invitare le persone nel business. Ricordate quello che ho detto all'inizio: moltissime persone pensano troppo al business, pensano a come fare, cosa devo fare, qualcosa di diverso, devo cercare di capire cos'altro devo fare. Invece volete semplicemente invitare le persone nel vostro business. Quindi per me, secondo me è importante che per creare il network marketing,
per me è questo. Il mio obiettivo è molto semplice. Il mio obiettivo è di contattare 3 persone al giorno, di fare il follow up. Poi ho costruito il mio grande business, l'ho costruito così, quindi contattate le persone e fate il follow up, contattate le persone e fate il follow up, potete farlo se avete un altro lavoro, se avete un marito, se avete un ragazzo, se avete dei figli, quello che succede nella vostra vita, tutti comunque hanno il tempo di contattare 3 persone ogni giorno, quindi adesso non voglio fare la formazione su tutto questo, però voglio parlarvi semplicemente dei miei obiettivi. Questo è potenzialmente diverso tra me e voi. Io non smetterò mai con 3 persone al giorno e follow up, 3 persone e follow up. Dopo 18 settimane sono arrivata in cima, perché non ho mai smesso di... Comunque anche quando sono arrivata in cima non ho mai smesso. Io ho continuato a fare quello che facevo prima. Quando sono diventata manager non ho smesso, ho continuato a cercare di trovare delle altre persone e ho cercato di aiutare le persone che avevo già arruolato. Quindi io lavoro con le persone che inserisco nel business, li aiuto a diventare manager, perché a LifeWave la persona che ha più manager vince. Io sempre comunque contatto sempre 3 persone al giorno e faccio il follow up, 3 persone e il follow up. Ricordate, io non ho mai smesso di sponsorizzare le persone, questo è l'elemento chiave per creare un grande business in network marketing. Questa è una maratona, non è una corsetta breve, è una maratona. Ricordate, rilassatevi. Dovete creare e rafforzare questo business e quindi anche divertiamoci nel business. Se non ci divertiamo nel business, che lo facciamo a fare? Quindi 3 persone al giorno e il follow up. Ricordate, questo è importantissimo per il posizionamento. Passiamo alla prossima diapositiva. Come posso presentare il business alla persona? Non importa quello che fate per presentare il business. Quello che mi piace fare, però, una delle mie delle ragioni per cui ho detto di sì, è che questo piccolo cerotto è fantastico. I primi giorni, quando Cati e io abbiamo iniziato, sono andato a creare la mia piccola bustina, sono andata a Office Depot, che è dove fanno degli adesivi, ho fatto degli adesivi, ho ordinato 2 brochure, 2 opuscoli, li ho messi dentro con questo con lista di controllo. Ho creato così la mia organizzazione fino a diventare direttore presidenziale con questa piccola busta con tutte le informazioni. Se io e Cati andavamo veloci e Cati mi ha detto: secondo me potremmo avere delle documentazioni, delle buste stampate professionalmente, e io ho speso moltissimi soldi per spedire questi prodotti, è stato molto costoso. Quello che ho fatto per me stessa e per la mia organizzazione, ho creato un account con Vistaprint, un'organizzazione online che stampa, e io e Cati abbiamo stampato queste buste. Ecco come è l'aspetto di queste buste adesso. Quello che abbiamo fatto, abbiamo preso la brochure, l'opuscolo di corporate, e l'abbiamo messo su questo piccolo foglietto. Quello che ricevevano dentro era questo, vedete, dentro questo piccolo opuscolo c'era la lista di controllo. Quello che ho fatto per il mio team, io non credo che sia una buona idea fare denaro in questo modo. Io questo che ho fatto è pagato Vistaprint per avere i prezzi più economici per queste buste, e loro non fanno pagare per la spedizione se è oltre $50, quindi non guadagno così. Se voi volete, io lo posso offrire anche a voi. Ci sono delle diapositive riguardo a questi opuscoli, ecco queste buste, ecco qua, questa è una busta che dice: la maggior parte delle persone hanno una risposta fisica in 28-30 giorni, alcune persone hanno una risposta dei cambiamenti in pochi giorni o settimane. Questo prodotto è molto individualizzato per le cellule staminali. Ricorda, noi non sentiamo l'osteopenia, noi non sentiamo la crescita dei capelli, noi non sentiamo la
riduzione nell'età. Noi non sentiamo i segni dell'invecchiamento fino a quando accade qualcosa. Tutti gli acquisti includono una garanzia di 30 giorni di denaro indietro. Questo campione è il primo step per il vostro percorso fino al ringiovanimento. Io ho fatto questo personalmente, ho messo 3, 6 o 9 cerotti X39 dentro questa busta e io così ho mandato i campioni. Ora voglio dirvi questo: quando mia figlia, che è una millennial, è entrata a far parte del business, mi ha detto: mamma, io non ho qui, a me non interessano i sintomi dell'invecchiamento, cosa devo fare per raggiungere i miei amici? Perché la mia figlia, che ha 22 anni, in 3 settimane probabilmente lei è riuscita, mi sono volute due mesi per convincerla a mettere un cerotto, ma in 2 settimane le cose sono migliorate per lei. Aveva l'ansietà e diceva: mamma, e invece è andata via l'ansia è andata via. Dopo 2 settimane ha cominciato a dire: mamma, guarda le mie ciglia, è X39, guarda i miei capelli. Grazie a X39. Allora, io e Katia abbiamo sviluppato questa busta per i millennial, che dice: molte persone hanno un'esperienza della risposta nei primi 30 giorni, altre persone hanno miglioramenti in 8 giorni. X39 funziona con te. Potresti sentire un abbassamento dell'ansia, un sonno più profondo, o notare che la vostra pelle migliora. Anche se avete problemi con l'acne, potete anche avere esperienza di maggiore energia e chiarezza mentale. Mettete un cerotto la mattina e gettatelo dopo 12 ore e apprezzate, provate questo campione, vedete come può cambiare la vostra vita. Quindi i millennial hanno avuto la stessa busta, però la dicitura dietro era un po' diversa. Ho tolto i sintomi dell'invecchiamento, perché i millennial non hanno problemi di invecchiamento, certamente, quindi è la stessa cosa, vedete, però questa qui è per i millennial. Quindi dipende dalle persone con cui parlate. Quindi l'ultima cosa che ho fatto per il mio team, ho preparato questa busta come quella che avevo letto prima voi, che è per il mio gruppo di età, e l'ho fatta in spagnolo, l'ho fatta tradurre in spagnolo. Quindi passiamo adesso all'ultimo schermo. Emily, se voi volete ordinare questi, per me va benissimo. Ripeto, io ho cominciato con queste buste, potete averle anche voi, potete arrivare fino alla persona che è maggiormente interessata, creando le vostre personali buste. Si tratta di interagire con le persone, un po' di persone ogni giorno, 3 persone e fare il follow up, 3 persone e fare il follow up. Se voi volete queste buste, voi le potete prendere su Vistaprint, guardate questo sito web. Create un Vistaprint account e anche voi potete avere gli stessi prezzi che hanno fatto a me. Allora, ecco, questi sono i campioni, questi sono i posizionamenti, questi sono dove si mettono le persone nel vostro team e quello che volete cercare di raggiungere per quanto riguarda la creazione del business. Quindi ripeto, 3 persone al giorno e follow up, non smetto mai di fare questo. Quindi alla fine della prima settimana io ho parlato con 21 persone. Quando avete parlato con 21 persone, io all'inizio non ero molto brava in questo business, veramente andavo malissimo, è perché sono una ragazza e parlo troppo e ho dovuto imparare che meno è meglio. Quindi ho dovuto parlare, a non parlare troppo e ad ascoltare di più a quello che stavano dicendo le altre persone ed avere la capacità di posizionare questo cerotto, questa opportunità o questa organizzazione o questo team in un modo che per cui loro hanno quello che cercano nella loro vita. È una cosa difficile da fare. Non voglio parlare oggi dei prospecting, cioè dei potenziali clienti, però quello che voglio fare è questo: aiutarvi a diventare manager, aiutare le vostre persone a diventare manager, cambiare i vostri obiettivi. Il vostro obiettivo deve essere di avere più manager qualificati ogni settimana, più di tutti.
è così che voi avrete un grande business, un business stabile, e potrete cambiare molte vite. Una delle cose che so di questi cerotti, che io amo molto, è che so che sto avendo un'influenza sulle persone, una persona alla volta, una persona alla volta. La cosa bella di questo è che le persone si innamorano di questi cerotti, e ora avete anche una opportunità di business che vi permette di dare alle persone anche un senso di comunità e dare a loro un modo di guadagnare denaro. E a me piace moltissimo il network marketing, mi piace tantissimo. Quello che ho capito con il network marketing è che tutti possono farlo. Questo vuol dire, non importa la razza, non importa la religione, non importa il colore della pelle, non importa l'istruzione, non importa. Se voi volete creare un grande network marketing business, tocca a voi. Se cresce il vostro business, grazie a voi. Se il vostro business muore, è per colpa vostra. Quindi il mio business va benissimo, cresce tantissimo, io, perché io so cosa ci vuole per creare un network marketing business. Io ho tutta la mia vita e vivo ancora con i miei figli e il mio ragazzo e tutte le persone, e però io ogni giorno persistentemente e consistentemente creo il mio business Life Wave. Voglio dire una piccola storia. Voglio parlarvi del binario, il potere di uno, e questa io la chiamo il potere di uno. Voglio che capiate questo. È come se voi cercate la M&M verde, avete le M&M, sono dei cioccolatini. Quando tutti cercano l'M&M verde, quando si fa la sponsorizzazione, si fa così: si continua a cercare una persona che si innamori del prodotto, che sia disposta a condividere il business. La cosa interessante è questa. Nel network marketing voi non sapete chi sono, chi conoscono i vostri amici, quali amici hanno i vostri amici. Quindi è meraviglioso come funziona. Una storia personale che voglio dirvi è questa. Quando ho iniziato con Life Wave, Cathy Rodriguez è una mia amica che viveva in California, io vivo a Key Largo in Florida, e una persona le ha presentato questo cerotto, e quella persona è una persona che si occupava di camini, e lei non sapeva che era amica di me, una mia amica. E quella persona ha preso una opportunità e le ha detto: alza i capelli che ti metto un cerotto. E lui ha fatto questo in 4 giorni, e Cathy è stata molto meglio. E allora mi ha chiamato, noi siamo amiche da tanti anni e non abbiamo mai lavorato, mi ha chiamato e mi ha detto: tu conosci la foto biomodulazione? Per questo mi ha chiamato, perché lo sapevo in effetto. Io gli ho detto sì, lo so cos'è la fotobiomodulazione. Poi mi ha parlato di questo cerotto e mi ha detto, parlato dell'azienda. E io ho detto: ma interessante. E veramente ero in vacanze, quella è un'altra storia. Quello che voglio che capiate è questo. Questa persona che si occupava dei cammini, lui è andato con questo cerotto, è andato ad aiutare questa persona, e non sapeva che Cathy era amica mia. Cathy ha sfruttato l'opportunità, ha chiamato me, e Onyx ha detto: va bene, voglio costruire questa organizzazione. Cosa ho fatto? Sono impazzita, perché conoscevo la velocità del team. Io non voglio sponsorizzare solo 4 persone, voglio sponsorizzare, e dopo 15 mesi sto ancora sponsorizzando, non ho smesso mai. Quando ho cominciato a partecipare nel business, quello che è successo è che il volume che io ho prodotto nel business è andato in questa direzione, verso l'alto. Quindi quando io ho partecipato, altre persone erano già nel business, erano presidenziali. Quando io ho avuto un volume di $100,000, quando ho avuto $150,000, le persone sono, il loro livello è aumentato sempre di più. Eccomi qua, mi sono presentata, anche io sono a livello presidenziale senior, tutto per via di questo signore Ron, che era uno che si occupava dei camini.
è andato dall'altra parte della sua strada e ha contattato Katie Rodriguez. Quindi molte persone hanno cominciato con il network marketing molto tempo prima. Molte persone hanno rinunciato prima di vedere i risultati, quindi vi incoraggio a fare questo. Ricordate, non si tratta di cercare di trovare centinaia di migliaia di persone. Voi dovete sapere che non sapete chi conoscono i vostri amici, basta fare lo sponsorizzare e fare il follow up. E che continuate ad andare avanti. Una cosa che voglio da ciascuno di voi, che vi sentiate più ispirati, perché l'ispirazione è importante, però è bello essere ispirati, però veramente voglio che voi create un grande business, non solo che siate ispirati. Quindi la prima cosa che voglio dirvi è che è stato un po' difficile per me fare questa call, perché io credo che ciascuno di noi deve rimanere nella nostra linea di sponsorizzazione. Quindi chi vi ha sponsorizzato nel business, voi avete detto di sì a quella persona perché avevate fiducia in lei, e loro vi hanno detto sì alla loro persona perché avevano fiducia in loro, eccetera eccetera eccetera. Quindi ogni livello, ognuno di noi in questa call ha una linea di sponsorizzazione. Spero che vi sia piaciuta questa formazione. Non voglio andare contro i vostri principi, contro quello che vi hanno insegnato, quindi dovete seguire quello che i vostri leader di upline vi hanno insegnato, però voglio anche che agiate, voglio anche consigliarvi di agire. Se voi siete ispirati da questa call, siate ispirati, vi chiedo di fare questo. Se voi non siete attualmente un manager, vi chiedo di chiedere a voi stessi quanto ci vuole per voi per sponsorizzare 4 persone come silver o livello superiore. Quello che voglio che facciate è che mandate un SMS al vostro sponsor, al vostro upline, alla persona con cui lavorate. Voi che loro mandate loro un SMS e diciate: ho seguito questa formazione e voglio diventare manager e voglio farlo entro questo giorno, e dare una data. Lo potete fare questo? Che ve ne pare? Io mi prego che chiunque riceva questo lavorerà direttamente con voi per consentirvi di essere responsabili. Se siete già un manager o avete un livello superiore, potete fare la stessa cosa, però vi suggerisco di inviare un messaggio: entro questo giorno io avrò questi manager qualificate. Non cercate una data tra un anno, cercate una data in 30 giorni o in 60 giorni o in 90 giorni. Voglio che voi abbiate successo, perché il successo porta successo. Pensate a quello che potete fare realisticamente: potete contattare 3 persone al giorno realisticamente per creare il vostro business, sì o no? Se lo posso fare io, lo potete fare anche voi, e io lo sto ancora facendo, non ho mai smesso, perché mi piacciono questi cerotti e so cosa è possibile fare, so che possiamo cambiare il mondo una persona alla volta. Quindi rimanete nella vostra linea di sponsorizzazione, contattate gli upstream e dite a loro che volete essere ritenuti responsabili per fare quello che volete fare, e fate questo. Questi 4 persone potete cambiare la vita, 4 persone. Io sono 15 mesi e in ogni mattina mi sveglio, ho almeno 2 o 3 messaggi da una persona che mi manda una nota e mi dice: non posso ringraziarti abbastanza, Onyx, per quello che hai fatto, per aver parlato con me o per aver parlato con quella persona o per aver aiutato quella persona. Tu hai cambiato la mia vita. Cosa ho fatto? Ho preso solo questa opportunità. Come questo signore che puliva i cammini, lui è andato dall'altra parte della strada e ha aiutato la mia amica. Non si sa mai il potere di uno, non sapete mai chi sono i vostri amici. Adesso io smetto, voglio parlare di una cosa. Io sono dislessica, ho la dislessia, e ho deciso che in questa call del pomeriggio vi faccio vedere 2 libri. E vi faccio vedere 2 libri. Ecco qua. Ecco un libro di business che ho letto molti anni fa. Come li fate sentire? Si chiama così. Io sono adesso una grande lettrice. Questo è un libro fantastico di cui parlare.
Cosa, come lasciate le altre persone quando siete intorno a loro, quando parlate con loro? Come si sentono? Si sentono bene? Si sentono male? Cosa sentono? Questo è un ottimo libro e questo è un altro libro che si chiama Letting Go, cioè lasciare andare. L'ho letto quest'estate, questo è un libro bellissimo, Come li fate sentire, e quest'altro libro che si chiama Letting Go, lasciare andare, come arrendersi. Questo non è un libro di business, però lo leggo tantissimi libri adesso. La mia mente è piena di pensieri positivi, il mio corpo è pieno di pensieri positivi, ho sempre il mio cerotto. Se voi avete ottenuto qualcosa da questa call, mi auguro che sappiate questo, che potete fare questo e agite. Vi consiglio di agire. Non l'ispirazione, l'azione è importante. Grazie, adesso sto zitto, ho parlato tantissimo. Oh mamma mia, incredibile! Voi avete preso gli appunti, guarda, guardate, ho preso un sacco di appunti. Grazie mille Onyx, è stato bellissimo, che bellissime informazioni. E le hai presentate in modo semplice e chiaro. Grazie, molto potente, grazie mille, è stato il mio piacere. Questa sera leggerò altri libri. Con cosa riempite la vostra mente? Come trascorrete il vostro tempo? La cosa più importante del network marketing è che si può stare insieme. Così sono cresciuti anche, ho fatto crescere anche i miei bambini, i miei figli sono lavoratori, gli piace lavorare, gli piacciono le persone, sono veramente contenta del mio lavoro, quindi sono davvero un privilegio per me stasera essere con voi. Grazie mille, è stata una bellissima presentazione che abbiamo fatto con LifeWave, spero che vi sia piaciuta e che abbiate avuto delle cose interessanti, abbiate imparato delle cose importanti. L'azione è più importante dell'ispirazione e della motivazione. Grazie Onyx. Grazie, vi auguro di accettare il suo obiettivo. Penso che sia veramente essenziale che noi tutti ci sentiamo ispirati e possiamo anche agire. Quindi grazie Onyx, grazie mille, è stato bellissimo. Noi stiamo registrando questo, poi lo pubblicheremo su YouTube in tutte le lingue. Se volete condividerlo con il vostro team, sarà disponibile presto. So che il team ha condiviso il link. Fate conoscere queste call, quindi coinvolgete il vostro team. Grazie a tutti, grazie Onyx, grazie mille, grazie a tutti, grazie, arrivederci da tutti, grazie mille. Tre persone follow up, ricordate, grazie. Bye now.